Bentrovati, allora siamo qua di nuovo. Di fatto il campionato sta per tornare, alle trasmissioni di Radio Nerazzurra sono ripartite e abbiamo una situazione da raccontare, cioè. Come sapete, abbiamo avuto tre aspetti negativi e ci sono, uno è in essere, uno l'abbiamo visto con i nostri occhi e uno lo stiamo leggendo. Quello che abbiamo visto con i nostri occhi riguarda l'ultima partita giocata contro il Villarreal, dove l'Inter ha preso 4 gol da, intendiamoci, una formazione che lo scorso anno ha fatto la semifinale di Champions League, ma è pur sempre l'Inter che gioca davanti al suo pubblico a Pescara, un campo orrendo tra le altre cose. Ma al di là di questo, l'Inter ha mostrato, ha palesato una mancanza di freschezza assoluta. È vero che anche le altre squadre italiane, pensiamo alla Juventus con l'Atletico Madrid, tutte quelle che hanno giocato contro le squadre spagnole, hanno tutte o quasi perso, tranne la Fiorentina. Ma il fatto che l'Inter abbia giocato una partita anonima, l'ultima oltretutto prima del campionato, e se vogliamo essere bravi o obiettivi e guardare soltanto l'Inter senza fare i parametri sulle altre, abbiamo visto una formazione che ha giocato un calcio, diciamo, approssimativo, senza ritmo, senza pressing, senza piano partita. Quindi la speranza è che l'amichevole veramente valga quello che valga, cioè praticamente quasi niente dal punto di vista evidentemente formale. È chiaro che però qualche segnale devi anche andare a vederlo e devi anche cercare di capire, che cosa di questa squadra non funziona. La mia sensazione è che Lukaku non sia coinvolto. Lukaku viene utilizzato da Inzaghi, almeno questo è apparso nelle ultime uscite, come veniva utilizzato un po' come Tuchel utilizzava Lukaku nel Chelsea. Se Inzaghi ha intenzione di utilizzare Lukaku mettendolo come boa, come di fatto perno di un centroattacco, quando in realtà la forza di Lukaku è quello di partire da centrocampo per andare nell'uno contro uno, andare di partenza, sapendo che Lautaro può dare profondità, allora il problema c'è se Inzaghi insiste su questo tipo di formula. Dall'altra parte, siccome non è stupido, io credo che alla fine cambierà qualche cosa e anche lui deve fare degli esperimenti. Dall'altra parte abbiamo visto anche un Inter che sta vivendo una situazione anomala, con uno sponsor, quello principale di Digital Beats, che di fatto non c'è. È stato tolto da tutte le maglie, tranne quella ufficiale che debutterà proprio in casa. Ma perché vuoi parlare ancora? Stavo facendo il video, sto lavorando. Sto lavorando, tu capisci cosa vuol dire lavorare? Io non ti posso dare da mangiare se poi non. Vabbè. Alla fine, se tu fai una partita senza lo sponsor, con lo sponsor a noi importa relativamente, ma nel momento in cui lo sponsor non c'è, sono mancanza di soldi. Quindi la domanda è: l'Inter come farà a fare tutta la stagione senza lo sponsor principale? È un tema, perché stiamo parlando di tanti soldi. A proposito di soldi, siamo in una situazione qui da 2 mesi, 2 mesi, prima, durante e dopo le vacanze, abbiamo sempre il tema Skriniar. Va via, non va via, va via, non va via. È un tormentone di cui francamente non se ne può veramente più. Stiamo iniziando il campionato e ancora non sappiamo se verrà ceduto o meno. Diciamo, Zhang non ha detto nulla, Inzaghi si è esposto in più di un'occasione, i giocatori invece pure. Ecco, tutta questa situazione sta generando preoccupazione da una parte, ma anche un certo grado di insoddisfazione da parte dei tifosi, che, ben inteso, sono quelli che si sono abbonati più di tutti gli altri. 41.000 abbonati, e dunque una squadra che vivrà e vive ancora adesso dell'entusiasmo dei suoi tifosi. Ma i tifosi sono 2 mesi che vedono questo stillicidio, e manca lo sponsor, e forse c'è di Dumfries, e forse c'è di Skriniar, no, forse va via Bastoni, no, aspetta che. Comunque non arriva più nessun altro. Nel frattempo vedi che gli altri, se non si rinforzano, comunque stanno assestandosi. Diciamo che la Roma e la Juventus hanno fatto una campagna acquisti importante, il Milan ha preso quello che doveva prendere, l'Inter è lì che vivacchia, ha fatto gli acquisti che doveva fare a giugno, inizio luglio, e dopodiché si è fermata. Io dico soltanto attenzione, perché è un piccolo sassolino, ma se tu togli quel sassolino crolla tutto. Sassolino, ti fa per dire, sarebbe Skriniar. Se Skriniar viene mandato via, a quel punto genererebbe una situazione catastrofica. Quindi l'unica speranza è che Zhang rinsavisca, capisca che i soldi non sono tutto, specialmente per una società come l'Inter, perché ci sono gli obiettivi e ci sono una serie di altri aspetti che Zhang non può ignorare semplicemente perché ha bisogno di soldi, che tra l'altro, ha ancora chiesto in prestito a Oaktree. Quindi mi raccomando, forza Inter, tutti ottimisti e speriamo che Zhang lo capisca. Yeah.